Ok, grazie. Quindi diciamo buongiorno a tutti, questa è la seduta di laurea in ingegneria dell'automazione, la seduta di maggio, e oggi abbiamo 8 candidati che ci presenteranno il lavoro che hanno fatto durante questo periodo di tesi. Non seguiremo l'elenco ufficiale perché per esigenze. Ah, chiedo scusa, c'ho il Grazie. ritorno, Quindi devo diciamo mettere. buongiorno a tutti. Chiedo scusa, avevo ancora l'audio della diretta YouTube che ha un certo ritardo. Allora, dicevo, non seguiremo l'ordine ufficiale perché per esigenze legate alla didattica di alcuni colleghi che, nonostante appunto questo periodo che è di teledidattica, stiamo continuando a fare i corsi e i corsi ancora non sono terminati, quindi dobbiamo anche venire incontro alle loro esigenze. Di fatto, diciamo, discuteranno, difenderanno per primi i candidati, il cui correlatore è il professor Iervolino. Pertanto, io incomincerei a chiamare prima, Alessandra De Angelis, per cercare di attendere anche il professor Villani, che è a lezione e probabilmente potrebbe, raggiungerci durante la discussione invece di Miriam Pirozzi, che sarà la successiva. Quindi, vorrei cedere la parola alla candidata Alessandra De Angelis, il cui relatore è appunto il professor Iervolino. Buongiorno a tutti, un attimo solo che adesso condivido lo schermo. Sì, vi ricordo che avete 6-7 minuti per presentare il vostro lavoro e poi potreste ricevere delle domande dalla commissione. Prego. Allora, buongiorno a tutti, sono Alessandra De Angelis e il titolo della mia tesi è il progetto di un sistema di controllo di un pendolo inverso sul carrello. Il punto di partenza di questo elaborato è la modellizzazione di un pendolo inverso posizionato sopra un carrello mobile e lo scopo del lavoro è la ricerca di un controllore lineare che sia in grado di mantenere in equilibrio il sistema una volta fornite le condizioni iniziali e i disturbi esterni. La tesi è stata così strutturata, viene ricavato il modello matematico e vengono implementati tre tipi di controllo utilizzando il metodo del luogo delle radici, effettuando una ritrazione di stato in particolare utilizzando il metodo dell'assegnamento degli autovalori, e infine viene effettuato un controllo ottimo, in particolare viene utilizzato un controllo lineare quadratico. E infine vengono confrontati i risultati ottenuti. Dunque, il sistema di equazioni che descrivono il nostro modello in esame è questo qui. Come si vede, il sistema ottenuto è un sistema non lineare. In particolare, il sistema presenta due punti di equilibrio, di cui uno è asintoticamente stabile, mentre l'altro è un punto instabile. E noi per questo vogliamo proprio linearizzare attorno a quest'ultimo punto di equilibrio. Quindi, considerando piccole oscillazioni, per effettuando delle approssimazioni, sono state ricavate il modello matematico l'equazione del modello linearizzato, che sono queste qui di seguito mostrate. Da queste equazioni possono essere espresse secondo la rappresentazione dello spazio di stato x punto uguale a x più bu, dove x rappresenta il vettore per colonna delle variabili quali la posizione del carrello, la posizione angolare, la velocità del carrello e infine la velocità angolare. Andando a trasformare secondo il Laplace le equazioni del modello linearizzato, è possibile ottenere la funzione di trasferimento a ciclo aperto del sistema andando a fare il rapporto tra la trasformata di Laplace dell'uscita che vogliamo controllare, la φ di S, e l'ingresso, la trasformata di Laplace dell'ingresso U di S. Questa qui mostrata di seguito è la funzione di trasferimento a ciclo aperto del sistema linearizzato. Come si vede, questa funzione di trasferimento presenta due poli a parte reale negativa e un polo a parte reale positiva, quindi un polo instabile. L'obiettivo del regolatore effettuato con il metodo del luogo delle radici è quello di andare, è quello di far sì che tutti i poli a ciclo chiuso siano asintoticamente stabili. Come si vede dal primo grafico, si può dire che non è possibile stabilizzare il sistema utilizzando un regolatore puramente proporzionale e quindi si devono inserire poli e zeri in posizioni opportune al fine di rendere il sistema stabile.
e questo è il regolatore che è stato ottenuto. Il secondo controllo è stato realizzato effettuando una ritrazione di stato, in particolare utilizzando il metodo dell'assegnamento di autovalori. Al nostro impianto è stato inserito un integratore al fine di garantire il rovere a regime nullo. Per poter utilizzare il metodo dell'assegnamento di autovalori occorre che la matrice dinamica del sistema aumentato, quindi del sistema ottenuto considerando l'integratore con l'impianto, occorre che questa matrice sia completamente raggiungibile. Su MATLAB è facile verificare che questa proprietà è garantita e quindi significa che la tecnica del teorema dell'assegnamento di autovalori ammette soluzioni. Le specifiche di progetto che sono state imposte sono il tempo di assestamento compreso tra 2 e 4 secondi e uno smorzamento zeta maggiore o uguale dello 0,5. L'ultimo controllo è il controllo lineare quadratico, che è un caso particolare di controllo ottimo, che ha l'obiettivo di minimizzare una funzione di costo quadratica, che è la seguente, J. Questa quantità è assimilabile all'energia totale del sistema, quindi dell'energia data dalla somma dell'energia interna più l'energia esterna. L'ultimo controllo, quindi quest'ultimo controllo è stato realizzato utilizzando lo stesso schema della ritrazione di stato effettuata con il metodo dell'assegnamento di autovalori, ma ciò che cambia sono state il metodo di calcolo con cui sono state realizzate le matrici di guadagno. L'utilità del controllo lineare è quello di poter scrivere, così come è successo per l'altro controllo, l'assegnamento di autovalori, è quello di poter scrivere l'ingresso come una combinazione lineare delle variabili di stato. Questi grafici rappresentano la risposta, quindi l'andamento dell'angolo teta, quando il sistema è sollecitato da un ingresso di tipo impulsivo. Dai risultati si è visto che il controllo migliore cioè a dare migliore prestazione proprio il controllo ottimo, anche se con un tempo di assestamento poco superiore a quello realizzato con la ritrazione di stato. Grazie per l'attenzione. Mi smuto. Grazie per la sua presentazione. Ha già tolto le slide. Vabbè, io avevo qualche curiosità, diciamo. La prima di tutte è che lei, vabbè, ha fatto questo studio sostanzialmente di questo pendolo inverso posto sul carrellino, che è, diciamo, un sistema che ha una sua rilevanza sicuramente didattica, nel senso che spesso viene considerato, che so, in esercizi, anche magari compiti in classe di teoria di sistemi piuttosto che di controlli automatici. Però forse mi è sfuggito, l'ha detto all'inizio. Che tipo di, diciamo, l'interesse nello studiare un sistema di questo tipo per invece applicazioni di tipo pratico, appunto, si è Allora, posto quel problema? una prima applicazione pratica è quella del Segway, per esempio, che alla fine viene utilizzato come mezzo di trasporto, ma anche ad esempio le gru che si trovano negli impianti portuali per spostare i vari pezzi. Va benissimo. Senta, poi invece un'altra cosa. Giustamente lei ha, vabbè, in verità poi mi ha già risposto, ha dovuto aumentare l'impianto sia, nel senso che durante la presentazione l'ha detto, sia quando ha applicato la tecnica di allocazione degli autovalori, sia il controllo ottimo. Però adesso le faccio una domanda, no? Giustamente lei ha aumentato l'impianto perché? Perché ha aggiunto un polo nell'origine per avere astatismo rispetto, diciamo, ai riferimenti La costanti. funzione di trasferimento già presentava uno zero nell'origine e due poli a parte reale negativa, mentre un polo è stabile. Quindi inserendo l'integratore io ho garantito l'errore a regime nullo. Aspetti, se avevo uno zero nell'origine, non tanto mi troverei. Io immagino che lo zero non ce l'abbia a seconda, beh, dipende cosa sceglie come variabile d'uscita, però ad occhio, diciamo, se sta controllando, se non ricordo male, la posizione, no? Diciamo, l'angolo teta. Sì.
Allora, diciamo, lei l'ha aggiunto quel polo perché voleva avere allora, il regime nullo, siccome l'impianto non ce l'aveva, l'ha dovuto mettere in controllore. Aumenta l'impianto e sono d'accordo. Ma le faccio una domanda, non so se ci ha riflettuto. Perché se io faccio allocazione dei poli potrei decidere di ottenere con l'allocazione dei poli scegliere un polo in zero, no? Diciamo, spostarlo in maniera tale da metterlo in zero. Si è posto il problema perché non si fa così. Da cioè, poi fare con la cancellazione, quindi. Chiedo scusa. Lei intende dire, quindi dovrei fare una cancellazione, inserendo un polo nello zero ed avendo già una funzione di trasferimento con uno zero in zero, sarebbe una cancellazione. A parte che io non sono sicurissimo che lei abbia lo zero in zero, però non voglio insistere. Allora facciamo una domanda, diciamo, generica. Io ho un impianto e voglio utilizzare la tecnica di allocazione dei poli per portare un polo nello zero a ciclo chiuso. Perché non faccio così e invece preferisco aumentare l'impianto, diciamo, così come ha fatto lei? Perché così facendo non si avrebbe mai una cancellazione perfetta. Vabbè, diciamo, non è proprio questo, diciamo, l'idea che c'è. Vabbè, se non avesse, vabbè, è tutta un'altra cosa, ma perché non mi piace avere cancellazioni perfette, diciamo, di solito? O meglio, è un problema quando cerco di cancellare qualcosa sull'asse immaginario e non è perfetta, perché quello, penso, si voglia riferire a una cosa del genere, lei. Se io volessi cancellare un polo nel, diciamo, uno zero nell'origine, lo voglio cancellare con un polo, supponiamo. Perché di solito però non, cerco di non farlo, non agisco per cancellazione quando voglio, mentre invece se si trattasse di un polo a parte reale negativa, tutto sommato non mi porrei più di tanti problemi. Perché quel polo o quello zero che sta in zero non si trova perfettamente in zero. Quindi? E quindi non andrei poi a cancellare effettivamente quel polo o quel zero. E questo se lo vede dal punto di vista di quello che vuole cancellare, ma soprattutto lei pone un qualcosa, dice io voglio mettere un polo in zero, per esempio, chi le assicura che è esattamente in zero? Oppure, diciamo, per quanto riguarda la mia domanda relativa alla retrazione, diciamo, di stato per la locazione dei poli, è che lei c'ha un sistema di solito è incerto, no? C'ha delle incertezze, no? Il modello è un modello, non è la realtà. Lei basa tutti i conti sul modello e pensa di piazzare il polo proprio sull'asse immaginario, invece poi magari il modello c'è un po' di incertezza e sostanzialmente quella cancellazione, quel portare il polo esattamente sull'asse immaginario non è una cosa perfetta e rischia di... Chiedo scusa se lo... Diciamo, me la... No, sì. Non volevo... Allora, c'è qualcun altro che ha qualche domanda? Mi sono dilungato molto io. Ok, se non ci sono altre domande la ringrazio, della presentazione e quindi come avevamo detto la seconda candidata è la signora Miriam Pirozzi, i cui relatori sono il professor Iervolino ancora insieme al professor Villani che si scusa però è a lezione e spera, diciamo, immagino non è riuscita a raggiungerci ancora e spera di poterci raggiungere più in là. Okay. Prego. Condivido lo schermo. Allora, salve, sono Miriam Pirozzi e vi illustrerò ora il mio elaborato di tesi dal titolo Progetto e realizzazione di un robot mobile. Questo sommario racchiude in breve tutti gli argomenti che andrò a trattare e la problematica generale da me affrontata riguarda il progetto e la successiva realizzazione di un AGV, quindi di un robot mobile capace di muoversi liberamente all'interno del proprio ambiente di lavoro e di intercettare ostacoli evitandoli per poi ricalcolare sistematicamente il proprio percorso. A valle dell'assemblaggio finale, la GV ha questo aspetto, che è questo qui, che è stato possibile realizzare grazie all'impiego di alcuni componenti chiave. In primis vi è il vero e proprio cervello della GV, che è la scheda Arduino Mega 2560, una robusta scheda microcontroller in grado di dare risultati soddisfacenti per una vasta gamma di operazioni, tra le quali quelle richieste per il progetto in analisi. La locomozione è poi affidata a due ruote semplici non sterzanti e una ruota basculante o castor wheel. Le due ruote semplici non sterzanti sono montate su due motori duttori capaci di raggiungere una velocità di 160 giri al minuto, il cui controllo è affidato a un modulo relay a quattro canali.
Uno dei componenti che permette all'AGV di esplicare al meglio il proprio compito è il sensore ad ultrasuoni HCSR04, che grazie a una sorgente piezoelettrica può emettere un segnale in un range di frequenze dai 20 ai 400 kHz. Tale sensore è fisicamente montato sullo shaft di un servomotore SG90, che è stato possibile controllare grazie alla libreria servo di Arduino. L'AGV è poi in grado di emettere una breve traccia audio ogni qualvolta intercetta un ostacolo a una distanza pari o inferiore alla distanza minima impostata via software, e tutto ciò è reso possibile dalla scheda vocale ISD1820. L'assemblaggio è partito poi dal montaggio a partire da un kit dello chassis dell'AGV. Facendo un focus su alcuni componenti, vi è il servomotore SG90, composto da un motore in continuo, ingranaggi, un circuito di controllo e un potenziometro. La funzione del potenziometro è legata principalmente alla posizione del suo albero, che indica una posizione dell'albero motore del servo. L'informazione che da Arduino viene poi inviata al servomotore è codificata come segnale PWM, il cui duty cycle indica il verso di rotazione e anche l'angolo della rotazione stessa. Allo shaft del servomotore è poi saldamente ancorato un sensore HCSR04, controllabile dall'utente grazie ai pin di trigger e di eco. È possibile inviare sul pin di trigger un impulso di almeno 10 microsecondi e il pin è settato come pin di output. Il time of flight del chirp di onde sonore che vengono inviate è letto come impulso alto sul pin di eco, che è impostato come pin di input. Poi, tramite una semplice formula, è possibile dedurre la distanza dell'ostacolo dal tempo che ci restituisce il sensore, e si è considerata come velocità del suono quella alla temperatura di 20 gradi centigradi, pari a circa 3,4 per 10 alla meno 2 cm su microsecondi, perché il sensore restituisce un tempo in microsecondi. In ultimo vi è il modulo relè a 4 canali che ha lo schema elettrico in figura. Possiamo facilmente riconoscere una bobina per ogni relè che è possibile eccitare tramite una corrente il cui valore viene innalzato dal transistor. In parallelo ad essa vi è un diodo con la funzione di diodo di ricircolo per evitare bruschi sbalzi di tensione in seguito a improvvise interruzioni di corrente. Per ogni relè vi è poi un isolamento galvanico che viene mantenuto tra il circuito d'ingresso e quello che comprende la bobina, e ciò ottenuto grazie a un LED accoppiato a un elemento fotosensibile. Passando poi all'assemblaggio, questo si suddivide in varie fasi. In un primo momento è stato montato lo chassis e sono stati fissati ad esso gli elementi di maggior peso o che per ragioni costruttive necessitavano di essere posizionati in prossimità dei motori riduttori. In un secondo momento, al fine di ampliare la superficie utile, è stata realizzata una struttura in altezza in Lexan, un vicino parente del plexiglass ma che si prestava maggiormente alla foratura, e proprio in un foro che è stato praticato è stato alloggiato il servomotore e poi montata e posizionata la cassa del modulo scheda vocale frontalmente. A questo punto è stato possibile scrivere il codice in ambiente IDE Arduino. Non ho riportato l'intero loop perché sarei stata molto prolissa, ma ho riportato alcune procedure. Si è voluto che l'AGV si muovesse davanti a sé ogni qualvolta individua un ostacolo a una distanza pari o inferiore ai 60 cm, gira lo shaft del servomotore prima a destra e poi due volte di 90 gradi a sinistra, e in base alla stima della distanza destra e sinistra decide poi dove girare, in base a dove ha più spazio. Se avesse spazio sufficiente sia a destra che a sinistra, si è scelto che giri a destra, e nel caso non vi fosse spazio sufficiente in nessuna delle due direzioni, girerebbe di 180 gradi su se stesso ritornando indietro. Questa è la funzione scan che è abbinata al servomotore, e queste sono le altre procedure. La bontà del progetto è stata poi testata grazie a una comunicazione seriale instaurata tra PC e Arduino. Si è lasciato l'AGV libero di muoversi in una stanza che ha un assetto molto simile a quello che ho tentato di riprodurre in figura. La bontà delle misurazioni numeriche delle acquisizioni del sensore è stata poi apprezzabile grazie al monitor seriale. I numeri che abbiamo rispecchiano il comportamento desiderato. In un primo momento, infatti, l'AGV si trova a 90 cm circa dall'ostacolo, inizia ad avanzare e raggiunge una distanza di 60-59 cm.
Quando lo shaft gira, vediamo delle misure che sono ovviamente superiori a quelle reali e ci sono anche fenomeni di saturazione delle misure ottenute dal sensore. Ma poi, rilevando una distanza superiore a sinistra, decide di girare a sinistra e di avanzare. Ho allegato due brevi video dimostrativi. Nel primo, la GV valuta le distanze e decide di girare a sinistra. Non si sente bene che la traccia audio, però c'è. Mentre in un secondo caso deciderà di tornare indietro. Io ho terminato, grazie per l'attenzione. Grazie. Prima di vedere se ci sono altre domande, io in verità ho una curiosità, un bel lavoro. Mi chiedo quanto tempo ci ha messo, nel senso che è chiaro che diciamo, la progettazione, diciamo, se ho capito bene, si è dedicata proprio anche alla realizzazione, avrà fatto tagliare i pezzi di plexi. Sì, e sì. È chiaro che diciamo questo layout di robottino è abbastanza comune, quindi penso che non abbia dovuto partire proprio da zero, qualcosa sia... No, lo chassis è un kit che ho montato con viti e distanziali. Però diciamo, poi metterlo in piedi, quanto tempo è costato più o meno? Allora, diciamo che in un primo momento, proprio a digiuno di montaggio di robot, è stato giusto l'impatto, quindi magari ho impiegato un paio di settimane a cercare i componenti giusti, a testarli. Il servomotore, per esempio, avevo in primo momento ordinato un continuo, però dovevo lì valutare l'impulso in microsecondi preciso e non era proprio il massimo, e quindi poi ho optato per quello non continuo. Quindi direi in tutto un mese a pieno regime, anche perché poi ho dovuto attendere per la struttura Lexan e ci sono stati un po' di tempi morti. E poi c'è stata la programmazione. E tutti i motori comunque di fatto sono in open loop, mettiamola così. Sì. Okay. Senta, va bene, grazie. Ci sono altre, ci sono domande, curiosità? Bene, se non ci sono altre domande, la ringrazio. La ringrazio. Procediamo, quindi... Allora, Coppola, io aspetto, lei sarebbe lei il prossimo, però sto cercando di contattare almeno il professor Ventre, che non mi pare ci abbia ancora raggiunto. Allora, mi sembra di no. A questo punto io chiamerei la signora Sara Mercolino, i cui relatori sono la professoressa Liccardo e Francesco De Pandi, che sono entrambi presenti, in maniera tale appunto poi da dare opportunità al professor Ventre. Buongiorno. Buongiorno. Adesso vi condivido lo schermo. Sì, però. Mi è scomparso. Vedete? Sì. Buongiorno, sono Sara Mercolino e vi presenterò l'implementazione delle funzionalità di un multimetro in realtà aumentata. Questo è parte di un laboratorio, di una stazione di misura in realtà aumentata che fa parte di un laboratorio remoto. Questa è un'applicazione che permette di utilizzare, di sperimentare, di simulare a distanza attraverso la rete e quindi poi ottenere i risultati. Ci si è proposti di aumentare la possibilità di utilizzo della strumentazione proprio perché essa è solitamente costosa oppure limitata e in questo periodo invece è inaccessibile insieme alle sedi universitarie in una situazione che ha permesso di renderci conto del bisogno di un'alternativa per l'educazione che fino ad ora ha avuto un'integrazione con la tecnologia moderna più lenta rispetto a quella di ambiti più redditizi. Si pensa alla diffusione e alla modernizzazione degli smartphone, che invece però è stata in questo progetto rampa di lancio per tecnologie come la realtà aumentata e l'Internet of Things, che escono dai fini individuali qui per garantire l'accessibilità all'educazione. La realtà aumentata è un'esperienza ambientata nel mondo reale
che adesso sovrappone delle informazioni digitali, qui in particolare permette l'interazione in real time con gli strumenti virtuali che fanno parte del laboratorio remoto per l'appunto. Questo attraverso un approccio che viene detto marker based, cioè attraverso un'immagine che permette di introdurre le informazioni digitali. Questo avviene con il software Vuforia, che è affiancato a Unity, che è il centro del nostro progetto, un ambiente di sviluppo, di solito dell'ambiente dei videogiochi, mentre Vuforia è un software che permette l'implementazione della realtà aumentata perché è capace di riconoscere e posizionare gli oggetti virtuali. Le funzioni invece all'interno del laboratorio sono state codificate grazie a Visual Studio della Microsoft in linguaggio C Sharp, che è perfetto per la programmazione ad oggetti, che è infatti caratteristica di Unity, che è composto da GameObjects che sono affiancati da appositi script. Abbiamo che la comunicazione all'interno invece della stazione di misura avviene grazie al GPB, a un bus che segue lo standard IE488, che permette la comunicazione tra i dispositivi che prendono il ruolo di controller, talker oppure listener, dispositivi che sono qui il generatore della Gilentech e il multimetro HP34401A, che invece è protagonista di questo progetto. E abbiamo che la comunicazione con questa stazione di misura invece avviene grazie a un microcontrollore presente sull'ESP32, che è inoltre caratterizzato da un modulo Wi-Fi che permette di connettersi alla rete, in quanto questo laboratorio remoto ha un RLA, cioè un Remote Laboratory Access, che si basa su web services. Il microcontrollore inoltre implementa l'interfaccia MQTT GPB, che permette per l'appunto la comunicazione con MQTT, che è un protocollo di comunicazione tipico del paradigma dell'Internet of Things. Internet of Things, che è una tecnologia che permette agli oggetti di scambiarsi informazioni e prendere decisioni, ma è ovviamente caratterizzata come la rete da una grossa eterogeneità e complessità che devono essere gestite solitamente grazie ad una struttura stratificata e a degli adeguati protocolli di comunicazione. Per questo se ne sceglie uno con header fissa di 2 byte e con payload ridotti. Infatti, grazie al piccolo overhead, l'MQTT è perfetto per scambiare dati attraverso cavi ed è inoltre affiancato dal modello PubSub, che permette il disaccoppiamento tra un client che invia messaggi, il publisher, e un client che invece li riceve, il subscriber, che comunicano attraverso un broker, un terzo componente, che permette di filtrare i messaggi agli iscritti, a coloro che cioè precedentemente hanno inviato dei messaggi di subscribe per un determinato topic. Nel nostro caso sia il microcontrollore che lo smartphone che verrà poi utilizzato per l'applicazione sono dei client MQTT che comunicano grazie a un broker disponibile pubblicamente sulla rete. Quello che viene comunicato sono per l'appunto delle stringhe di char che permettono la configurazione della misurazione, in particolare vedremo quella dei tasti per la misurazione di frequenza e di resistenza. Abbiamo che gli script ad essi associati permettono l'illuminazione dei tasti stessi e l'imposizione dell'unità di misura, che si vedrà poi in output sul display nella strumentazione. Abbiamo che la configurazione vera e propria avviene grazie alle funzioni set message e publish, che sono affiancate da una stringa di char per l'appunto, nella quale conf per la configurazione è seguita da frec o per la frequenza o il periodo, e similmente nel tasto per la resistenza da res o fres per la misurazione di resistenza con tecnologie con metodologia a 2 oppure a 4 cavi. Abbiamo che deve essere poi modificato lo script multimetro display text generator per fare in modo che l'unità di misura si adegui più precisamente al caso della pressione dello shift, che cambia la misurazione, oppure nel caso in cui cambi l'ordine del risultato, che è identificato con la variabile exp e che quindi permette di dare ad esempio kilo ohm oppure mega ohm oppure ohm. E infine dobbiamo tener conto della possibilità che il risultato si riduca eccessivamente, che quindi si debbano gestire un certo numero di cifre significative che vanno a perdersi, cifre che sono indicate dalla stringa bus, che va pian piano a essere sostituita nel momento in cui vi è questa perdita. Infine abbiamo che grazie a Unity per l'appunto è possibile costruire questo tipo di applicazione che permette di usufruire del laboratorio anche a distanza nel caso in cui si sia già equipaggiati con un microcontrollore. In questo modo la platea che può utilizzare l'applicazione aumenta e la strumentazione stessa può essere aggiornata e aumentata in successivi implementazioni di questo progetto. Progetto che risulta essere modello per progetti simili in ambiti anche molto diversi, soprattutto dal momento che il lavoro
remoto diventa una realtà sempre più rilevante. Io ho concluso e vi ringrazio. Grazie. Ci sono domande da parte della Commissione? Senta, io ho una curiosità, in verità, diciamo, al solito, lei è partita, immagino, da una piattaforma anche perché preesistente, nel senso tutta una parte di infrastruttura era già stata progettata, no? Nel senso che questa architettura mi è abbastanza nota, e diciamo ha realizzato di fatto uno strumento virtuale. Sì. No? Se diciamo, riuscirebbe a stimare il tempo, quindi, ed è partita da conoscenza zero dell'infrastruttura, nel senso che per la tesi non aveva mai visto probabilmente questo. Quanto tempo appunto ci ha messo, partendo da zero, nel senso che comunque chiaramente è una studentessa di ingegneria, quindi ha un background che è quello opportuno, però non conosceva l'architettura in particolare per riuscire a realizzare ed implementare uno strumento, per avere un ordine di grandezza appunto del tempo necessario per aumentare le funzionalità di un laboratorio virtuale? Per implementare precisamente le due funzioni non ci ho messo molto, penso, un'unica settimana, ma per informarmi sul tipo di teoria che ci voleva per utilizzare la strumentazione ci avrò messo 2 settimane, soprattutto per abituarmi a programmi che non avevo mai visto, come Unity, Vuforia e Visual Studio, anche li ho dovuti scaricare. Una volta capito, è stato facile capire, insomma, il codice che era già stato buttato giù dai miei predecessori, insomma, nel progetto. Quello è stato semplice. Diciamo, ordine di grandezza un mesetto. Ordine di grandezza un mesetto. Mesetto magari non proprio a tempo pieno, nel senso magari ha finito no, anche... Più che altro, se posso intervenire, un mesetto, diciamo, di cui una settimana in presenza, quindi supportata fisicamente da me, De Pandi, davanti a un monitor, perché poi... Ahimè, il resto è stata formazione da remoto. Ottimo, va bene. Comunque, insomma, sono tempi ragionevoli. Ok, ok, la ringrazio. Se non ci sono altre domande, allora procediamo e chiamo Martina Annicelli, che anch'essa è stata seguita dalla professoressa Liccardo. Annicelli forse deve smutarsi, nel senso che non la sentiamo. Buongiorno, adesso la sentiamo, prego. Buongiorno a tutti, la mia presentazione si incentra sull'individuazione delle anomalie nelle perdite commerciali di energia elettrica all'interno di una rete in bassa tensione mediante l'utilizzo di un modello che svolga un confronto tra l'andamento di potenza della rete previsto con quello effettivo. Introduco il problema delle perdite di rete. Esse sono, si riscontrano principalmente quando l'energia elettrica viene trasmessa e distribuita a partire dalle centrali di generazione alle varie utenze. Ci sono principalmente 2 tipi di perdite di rete, le tecniche e le commerciali. Le prime sono dovute a fenomeni, alle caratteristiche fisiche della rete, mentre quelle commerciali invece sono dovute a fattori esterni. Per quanto riguarda le perdite commerciali, vengono addebitate all'utente dalla società distributrice e in particolare l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente va a definire quello che è il fattore di perdita che poi deve valutare l'energia dispersa da attribuire in base sia alla tensione di rete dell'utenza sia alla macrozona nazionale in cui l'utente è collocato. Infatti, come possiamo vedere dal grafico, vi sono diverse percentuali di stima delle perdite commerciali in base alla regione italiana. Le perdite su cui è concentrato il mio studio sono quelle in bassa tensione, ovvero quelle che si hanno tra una cabina secondaria e i clienti. La cabina secondaria a cui si fa capo per lo studio alimenta 56 utenze, ciascuna delle quali è contrassegnata da un numero di matricola e svolge una lettura ogni 15 minuti per un totale di 96 letture giornaliere in un periodo che va da giugno a settembre. Come possiamo vedere, non sono disponibili tutti i dati relativi alle singole utenze e quindi per lo studio della creazione del modello è stato utilizzato il contatore di cabina, di cui invece sono disponibili tutti i dati. Questo è un andamento della potenza durante i mesi e, come è prevedibile, nel mese di agosto c'è un calo della richiesta della potenza.
Però per lo studio mi sono concentrata soltanto su una settimana, in particolare per vedere la differenza dell'andamento durante i giorni festivi e quelli feriali. Come possiamo vedere, nei giorni infrasettimanali la richiesta di potenza tende ad avere un andamento ripetitivo, invece nel fine settimana ovviamente è differente. I dati che otteniamo costituiscono una serie temporale che può essere studiata mediante un modello ARMA, che non solo va a modellare il processo, ma può essere anche utile per svolgere delle previsioni. In particolare la serie individua quello che è un processo che è in parte deterministico e in parte stocastico e non prevedibile, cioè non prevedibile, e dovuto al white noise. Sulla base di questa premessa, il modello è stato costruito con il metodo Box Jenkins, che si articola in 5 fasi. Nell'analisi preliminare ci si deve assicurare che il white noise abbia una distribuzione uniforme e inoltre che le eventuali anomalie siano eliminabili. Nell'identificazione del modello ARMA si individuano gli ordini del processo autoregressivo e quello a media mobile che meglio descrivono il processo. Nella stima del modello invece si attribuiscono al processo i valori mediante il metodo della verosimiglianza tali che restituiscano la massima probabilità di ottenere i dati osservati. Nella verifica del modello si confrontano i grafici del processo costruito con quello del processo effettivo e se tale verifica viene superata il modello quindi è utilizzabile. Dunque si procede all'applicazione del modello al segnale PDT, ovvero quello dell'andamento della potenza. A destra abbiamo l'andamento nel fine settimana, a sinistra invece quello nei giorni feriali. A tale andamento è stato sottratto il valore medio della potenza PO ed è stato confrontato con la componente periodica del segnale SDT, ovvero una somma di segni e coseni mediante alcuni opportuni coefficienti che sono stati valutati a partire dalle armoniche fondamentali del processo del segnale, insomma, valutate mediante la fast Fourier transform. Se al segnale in blu sottraiamo la componente periodica, otteniamo il residuo, cioè la componente stocastica e non prevedibile. Il residuo nel fine settimana possiamo osservare che ha dei valori ovviamente inferiori rispetto a quello nei giorni feriali, esatto, ma questo anche perché il valore medio della potenza richiesta nei giorni festivi è ovviamente inferiore rispetto a quello dei giorni feriali. In ultima analisi, se il residuo viene modellato come un processo autoregressivo di ordine 1, vediamo che l'andamento tra la potenza effettiva in blu e quello del segnale costituito dal valore medio della potenza e la componente periodica diventa quasi simile, quindi si compie un errore minore. Quindi questo modello può essere utilizzato sia per valutare l'andamento della potenza per individuare eventuali anomalie, ma anche per effettuare delle previsioni. Ulteriori accorgimenti e miglioramenti possono essere effettuati se si dispone di un range di dati più ampio oppure se ci si rifà ai dati delle singole utenze. Con questo ho concluso la mia presentazione e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei. Però forse l'ha detto e forse all'inizio mi sono un po' distratto, nel senso che se ho capito bene lei si è concentrato sui dati di una settimana, è così? Sì. E ha caratterizzato la parte stocastica sia durante i giorni feriali che durante quelli festivi. Però limitandosi a una settimana ha detto ed è arrivata a certe conclusioni anche rispetto ai giorni festivi. Mi chiedevo, se ho capito bene, non aveva proprio a disposizione più settimane, magari anche in periodi diversi dell'anno, che so, l'estate piuttosto che l'inverno, cose di questo tipo, oppure è stata una scelta per limiti di tempo, per la tesi? Insomma. No, più che altro è stata una scelta perché ho visto che comunque prendendo una settimana qualsiasi, più o meno l'andamento nei giorni feriali tendeva ad essere comunque ripetitivo, perché gli utenti giustamente tendono a fare sempre la stessa richiesta di potenza giornalieramente. Però non era interessante utilizzare per esempio il mese di agosto, in quanto sia nei giorni feriali che in quelli festivi c'era comunque un calo della richiesta di potenza. Invece ho preferito utilizzare un mese in cui i valori della potenza richiesta fossero più alti e quindi la differenza fosse più apprezzabile. No, è chiaro, però non è una critica, è un appunto, un commento, è che l'analisi chiaramente è rilevante per quella settimana, nel senso che è vero che magari durante sabato e domeniche
si consuma di meno che durante, diciamo, i giorni feriali, sicuramente, ma il livello assoluto, diciamo, delle grandezze che lei va a stimare è probabilmente diverso di stagione in stagione. Immagino quando fa caldo, se, e non siamo, siamo ancora tutti in vacanza, le aree condizionate si sparano a 1000, no? Diciamo, viceversa, magari d'inverno, soprattutto da noi dove l'inverno è abbastanza mite. Meno era quello la no, io avevo comunque dei mesi, dei dati relativi da giugno a settembre, fine giugno. No, per quello dico probabilmente appunto non aveva i dati. Ok, la ringrazio. Grazie. Ci sono altre domande? Commenti? Solo allora. Io se posso, Gian Maria, scusami, volevo soltanto chiedere questo. Questa identificazione è stata fatta in MATLAB, immagino, giusto? Ma avete fatto un vostro software o avete usato l'identification toolbox di MATLAB? No, io ho operato dei calcoli modificandoli rispetto ai dati che avevo io, ma su delle... Avete fatti voi, diciamo, il programma è fatto da voi direttamente. Non avete usato, ad esempio, quella... toolbox che vi permette di fare anche l'ottimizzazione rispetto alla dimensione all'ordine del sistema. No, io i miei calcoli li ho basati su delle funzioni che sono state fatte, quindi non abbiamo utilizzato il toolbox. Vabbè, ok. Ok, se non ci sono altre curiosità, la ringrazio. E adesso passiamo al signor Eugenio Fumo, i cui relatori è stato principalmente l'ingegnere Alberto Petrillo, che purtroppo si scusa, non è qui presente perché non sta bene, non si sente molto bene, e diciamo io stesso sono tra i relatori. Quindi Fumo, le passo il floor. Sì, ho già condiviso lo schermo, buongiorno. Il titolo della mia tesi è metodologie basate su intelligenza artificiale per il guidance control di missili. Contenuti. Possiamo vedere come dal 1940 in poi la missilistica è diventata una parte fondamentale dello studio delle tecniche militari. Nel caso specifico è di nostro interesse l'osservazione del comportamento dei missili guidati aria-aria oppure superficie-aria, il cui scopo è quello di intercettare dei bersagli molto veloci e con elevate capacità di manovre. Il controllo per questa tipologia di missili può essere suddiviso in tre sottoproblemi: un problema di individuazione e tracciamento del bersaglio, un problema di guidance, ovvero di condurre il missile lungo la traiettoria necessaria a colpire il bersaglio, e un problema di controllo degli attuatori, quali la spinta del propulsore e l'angolo a cui si trova l'aletta posteriore del missile. Lo scopo di questa tesi è quello di ignorare parzialmente quello che è il problema di tracking del bersaglio per concentrarsi principalmente sulla guidance. Questo viene fatto sia fornendo un punto di vista su quello che è lo stato dell'arte in letteratura per la guidance, sia per quanto riguarda delle tecniche di controllo convenzionali, sia per quanto riguarda delle tecniche di controllo basate su intelligenza artificiale, e successivamente l'implementazione di un controllore H infinito lineare parametro variante per dimostrare l'efficacia di questa tipologia di controllo nella guidance dei missili. Questa tabella riassume quello che è lo stato dell'arte riscontrato in letteratura. La voce fondamentale, a mio avviso, è la prima, la navigazione proporzionale. Si tratta del primo metodo di controllo sviluppato per la guidance dei missili negli anni 50 ed è una legge che afferma che i comandi di accelerazione devono essere proporzionali alla velocità angolare della line of sight. La line of sight è una linea immaginaria che congiunge il missile al bersaglio, e quando la sua variazione angolare diviene nulla, allora si ha una rotta di intercettazione, di collisione tra il missile e il bersaglio. Successivamente sono stati presi in considerazione due tipi di controlli convenzionali, un controllo in sliding mode e un controllo adattivo, entrambi basati su navigazione proporzionale. Dopodiché è stata fornita quella che è appunto lo studio nello stato dell'arte per l'intelligenza artificiale. Tutti i controlli presentati in intelligenza artificiale altro non sono che dei miglioramenti dei due controlli convenzionali diciamo l'SMC e il controllo adattivo, ad eccezione dell'ultimo, che è un controllo basato su PID e si distingue dagli altri anche per l'essere di natura offline, ovvero la taratura della rete neurale viene fatta a priori e non durante le operazioni di emissione.
del missile. Per quanto riguarda invece il controllo H infinito, abbiamo preso questo modello matematico dalla letteratura, si tratta di un modello altamente non lineare, in cui presentiamo le due equazioni non lineari di stato, basate su dei coefficienti aerodinamici che hanno come parametri l'angolo di attacco alfa, l'angolo di deflezione della coda delta e il numero Mach m, e diciamo l'output di nostro interesse è l'accelerazione normale eta. Gli obiettivi del nostro controllo sono quelli di garantire un tracking dei comandi di accelerazione con un tempo di assestamento massimo di 0,5 secondi, una sovraelongazione massima del 10% e un errore inferiore all'1%. Inoltre è richiesto al controllore di mantenere la stabilità robusta sul range operativo che viene definito da un angolo di attacco compreso tra meno 20 gradi e 20 gradi e un numero Mach compreso tra 2 e 4. Tale stabilità deve essere garantita anche per variazioni dell'angolo di attacco e dell'angolo di deflezione della coda del più o meno 25%. Tali variazioni, al fine della simulazione, saranno viste come incertezze nel coefficiente aerodinamico C con M. Il controllore viene implementato praticamente nella seguente maniera. Vengono stabiliti quelli che sono i punti di equilibrio, ovvero le condizioni di volo del nostro missile, e viene effettuata una linearizzazione attorno al punto di equilibrio. Dopodiché un controllore LTI viene implementato per quel punto di equilibrio e l'interpolazione di tutti i controllori LTI fornisce quello che poi è il controllore H infinito lineare parametro variante finale. L'ambiente di simulazione scelto è MATLAB Simulink. Per MATLAB è stato utilizzato il Robust Control Toolbox con i comandi mostrati a schermo, mentre gli schemi Simulink sono principalmente legati all'ottenere i parametri aerodinamici e le variabili aerodinamiche quali l'angolo di attacco, il numero Mach, l'angolo di deflezione della coda e l'accelerazione stessa eta. È stato effettuato un set di due differenti simulazioni, uno in condizioni nominali, con angolo di attacco di partenza 0 gradi e numero Mach di partenza 4 e un altro con le variazioni in C con M per dimostrare la stabilità robusta del sistema e con le stesse variabili di partenza, quindi con angolo di attacco 0 gradi e numero Mach 4. Questo è il segnale di riferimento utilizzato, quello che di cui va effettuato il tracking, e si tratta semplicemente di una somma di gradini, abbiamo scelto di usare una somma di gradini. I risultati forniti sono questi: in primo luogo abbiamo appunto l'angolo di attacco e il numero Mach, la loro evoluzione nel tempo, possiamo vedere come si evolvano all'interno del range operativo da noi definiti all'inizio, e in secondo luogo abbiamo l'accelerazione sia in condizioni nominali che in condizioni perturbate. Dalle condizioni nominali possiamo dedurre che vengono mantenute quelle che sono le necessità e gli obiettivi del controllo. Abbiamo una sovraelongazione inferiore al 10%, un errore che va sotto l'1% e un tempo di assestamento che qui è poco apprezzabile sul grafico, ma è inferiore al 0,5 secondi. Nel grafico a destra invece viene presentato la simulazione sia con una perturbazione del più 25% che del meno 25% e possiamo vedere che il sistema si mantiene comunque stabile. In definitiva abbiamo presentato quello che è uno stato dell'arte per la guidance control dei missili. I risultati ottenuti in letteratura ci dimostrano come il miglioramento di controlli convenzionali con l'introduzione di tecniche AI è rilevante ed è notevole. E il controllore H infinito proposto successivamente si è dimostrato essere un buon controllore con buone performance, che però può essere migliorato in alcuni punti, come ad esempio gli spike che abbiamo sull'accelerazione nel momento in cui varia il riferimento, oppure l'angolo di deflezione della coda, che qui non è stato mostrato per motivi di sintesi, che varia un po' troppo velocemente. Questo è possibile farlo semplicemente applicando delle migliorie sul controllore. Io ho finito la mia presentazione, vi ringrazio dell'attenzione. Io ho una curiosità, perché diciamo, sì, il dettaglio della simulazione, nel modello che ha utilizzato l'attuatore, ci sono le saturazioni appunto sulla deflezione dell'aletta e sulla derivata? Sì, ci sono le saturazioni. Nello schema Simulink, che non l'ho riportato per motivi di spazio, ci sono le saturazioni. Vabbè, ci sono altre domande? Scusami, Gianmaria, volevo soltanto fare un'osservazione. Per rendere
ancora più realistico il modello, siccome qua si va, ho visto, si va a Mach ipersonici, da 2 fino a 4 mi pare il range che si è considerato, e allora in questo range ipersonico si verifica il fenomeno delle onde d'urto. E quindi la parte aerodinamica andrebbe corretta, no? Per tener conto di questa cosa, a meno che non si vada a valore di Mach minore di 1 e quindi questo problema non c'è. Qua è stato simulato sicuramente a valori ipersonici e il modello è preso dalla letteratura in verità, quindi diciamo da questo punto di vista diciamo non ci si è preoccupati, perché è un modello probabilmente semplificato e un po' giocattolo, però è più volte utilizzato come benchmark, si trova in letteratura in più lavori fin dagli anni 80. Sì, però secondo me non è realistico. Non è realistico, perché se lo vedi anche con un proiettile, okay. È un proiettile che viaggia a Mach maggiore di 1, cioè questo va incontro a questi problemi di onde d'urto, no? Boom sonico. Ok, ti ringrazio. Ci sono altre domande? No, ok, se non ci sono altre domande, procediamo con il prossimo candidato, che è il signor Vittorio Cammarota, il cui relatore sono io. Buongiorno. Vedo lo schermo. Ok. Allora, nel mio lavoro parlo dell'implementazione del modello SIR e di due algoritmi che si occupano di stimare i parametri sulla base di dati reali. Poi i due algoritmi vengono, diciamo, testati facendo delle simulazioni su questo modello. Il modello SIR è un modello matematico che si occupa di studiare la diffusione di una malattia infettiva all'interno di una comunità chiusa e si basa fondamentalmente sulle ipotesi che il numero di individui all'interno della comunità sia costante, che il contatto tra due individui sia equiprobabile per tutti gli individui, non ci sia tempo di incubazione per la malattia e una volta entrati nei rimossi, quindi essendo guariti dalla malattia, si ha immunità permanente, quindi non si può né contagiare né essere contagiati. Diciamo, il modello è un sistema lineare, un sistema non lineare dinamico che ha tre variabili di stato, che sono le tre classi della popolazione. L'evoluzione di questi stati dipende appunto dai due parametri A e B, che sono il tasso di contatto e il coefficiente di rimozione. Il tasso di contatto esprime la probabilità che un contatto tra un individuo appartenente alla classe S ed uno appartenente alla classe I risulti in un contagio, invece il coefficiente di rimozione è la probabilità di guarigione che ha ogni individuo infetto per istante di tempo. I due parametri definiscono il tasso riproduttivo, che indica da un indizio quantitativo su quanti individui sono infettati secondariamente da un infetto primario, quindi da un indizio maggiore sull'evoluzione temporale della curva degli infetti. Per discretizzare il modello si è scelto il metodo di allora all'indietro con un periodo di campionamento di un giorno, ottenendo questo sistema di equazione delle differenze. Per identificare i parametri invece sono stati trovati due metodi. Il primo elimina dal sistema l'equazione dei suscettibili e ottiene un sistema lineare nelle incognite alfa e beta, le cui soluzioni vengono calcolate per ogni periodo di campionamento e poi ne viene effettuato il valore medio. Invece il secondo metodo rimuove l'equazione dei rimossi e utilizza l'equazione dei suscettibili per calcolare la successione degli alfa e in seguito calcola beta dall'equazione degli infetti. E anche qui viene effettuato poi il valore medio di alfa e beta. Questi dati sono, si è effettuato un test di questi due algoritmi con i dati della protezione civile che vanno dal 25 febbraio al 12 marzo. Il primo metodo, quello che risolve il sistema lineare, è stato restituito un alfa che è pari a circa 0,11, mentre il secondo metodo invece ha restituito un alfa di circa 0,18. Per quanto riguarda i coefficienti beta e il tasso di rimozione, entrambi gli script sono concordi, nel senso che hanno restituito la stessa esatta successione, quindi anche lo stesso valore medio, che è circa 0,03. Passando alle simulazioni, come istante iniziale è stato scelto il 30 gennaio perché
giorno in cui si è stati certi che ci fossero persone infette sul suolo nazionale, ed è stata effettuata una simulazione su 250 campioni. La prima simulazione ovviamente è poco accurata e tende ad essere più lenta rispetto alla curva dei dati reali, e quindi con le due linee verticali che sono, segnano l'inizio del lockdown e circa due settimane dopo, quindi sono i due punti in cui si può apprezzare un cambiamento della pendenza della curva. Mentre invece la seconda simulazione notiamo che è sicuramente un picco più alto, però la curva dei dati reali segue molto bene la curva di rimossi. Questo fatto può essere interpretato come fondamentalmente le persone che forniscono il dataset dei campioni sono quelli che si rivolgono al sistema sanitario, quindi di conseguenza vengono isolate e quindi possono entrare a far parte dei rimossi. Quindi in questo caso il sistema sembra seguire meglio, la simulazione sembra seguire meglio i dati. Diciamo, confrontando gli errori fatti dai due algoritmi, abbiamo che l'immagine a sinistra è la simulazione, quella diciamo che risulta migliore. Si può vedere come l'errore medio in realtà sia più alto e sia per difetto, però notiamo che tende a essere minimo intorno al periodo del lockdown e poi torna subito rapidamente ad essere in eccesso, perché appunto si abbassa la curva dei dati reali. Invece nel primo algoritmo, quello che era risultava la cui simulazione risultava troppo lenta, un errore medio che è minore ma in difetto, e però invece si nota che non, diciamo, l'errore è costantemente diverso da zero rispetto all'altro metodo di simulazione. In generale si può dire che questo modello SIR è più che altro è utile allo scopo di studio qualitativo della diffusione della malattia infettiva, ma in una situazione reale è necessario arricchirlo, perché utilizzare un modello a parametri costanti per una situazione che si evolve in un sistema complesso quale la realtà è decisamente un'approssimazione troppo grande per ottenere dati concreti. Grazie per l'attenzione. Grazie. Ci sono domande, curiosità? Sì, avrei una domanda. Vai, Raffaele. Una curiosità più che altro. Io di questo modello ne sto parlando con gli studenti di biomedica, anche perché loro forse sono più sensibili a queste tematiche. Volevo chiedere il numero di suscettibili iniziale nelle simulazioni è stato preso tutta la popolazione italiana? Iniziale, diciamo, i suscettibili sono stati ottenuti con tutta la popolazione. I dati del censimento, quindi sono circa 60 milioni di persone. Poi è stata effettuata la sottrazione con i dati del dataset. E poi come condizioni iniziali si è considerato l'inizio di 10 infetti, fatto quindi. Poi non ci sono dati precisi purtroppo, quindi. Sì, perché poi il numero di infetti dovrebbero essere i casi positivi, ma quelli dipendono da quanti campioni sono stati fatti, quindi c'è questa incertezza sul modello. Diciamo che un po' tutti, diciamo, in questo periodo abbiamo giocato un po' con questo modello, e l'idea era di fare sfatichire un po' chiaramente il candidato con queste tematiche, però mi sento di poter dire che il modello SIR è super semplificato, cioè sì, non si può assolutamente utilizzare per modellare quello che è successo, ma d'altronde, diciamo, l'abbiamo visto anche con quello che è successo in questi giorni, riuscire a fare delle previsioni è molto difficile. C'è stata una release con l'ultima release di MATLAB, c'è stata una release di un toolbox dedicato proprio al Covid. Però non ho guardato, non ho visto esattamente. C'è il modello SIR, però non so che cosa ci abbiano aggiunto. Addirittura si fa anche la previsione di quando dovrebbe finire per paese, se le cose restano come sono adesso, quando dovrebbe finire questa emergenza. Mi pare per l'Italia per ottobre, secondo quel modello. Auguriamoci. Va bene, se non ci sono altre domande la ringrazio e approfitterei del fatto che ci ha raggiunto anche il professor Gelli per chiamare come prossimo candidato appunto Marcella Piacentino, il cui relatore è appunto il professor Gelli. Prego. Perfetto.
Ecco, ti vede? Ora sì. Ok. Buongiorno. L'obiettivo della mia tesi è lo studio e l'implementazione in MATLAB delle tecniche di noising per segnali audio. Vedremo diverse tecniche di noising, in particolare l'algoritmo di block thresholding e l'applicazione di tali tecniche a due diversi campioni. Le tecniche di noising hanno come obiettivo quello di attenuare rumore, echi o interferenze presenti in un segnale audio, preservando il più possibile la qualità del segnale audio stesso. Ed è inoltre importante che questi abbiano elevate prestazioni in diverse applicazioni, quale ad esempio lo speech denoising per riconoscimento vocale, molto importante anche nella domotica, come possiamo vedere in sistemi come ad esempio Alexa o Google Assistant. Numerosi algoritmi di noising si basano su una trasformazione del segnale audio in un dominio differente. In particolare verrà utilizzata la short time pressure transform. Essa suddivide il segnale in tanti frame di lunghezza variabile che possono andare dai 10 ai 40 millisecondi e successivamente applica la trasformata di Fourier su ciascun frame separatamente. Una rappresentazione grafica della STFT, scusate, è del piano tempo-frequenza e lo spettrogramma. Questo è importante in quanto ci permette di mostrare i contenuti spettrali del segnale audio, ci dà informazioni sull'ampiezza espresse mediante il codice a colori, ed inoltre ci permette di vedere le proprietà del segnale in stazionario, quale ad esempio sono i segnali audio. È riportato un esempio di uno spettrogramma nel quale possiamo vedere che sull'asse verticale vengono riportate le frequenze, sull'asse orizzontale il tempo, e lateralmente vediamo una scala di colori che rappresenta invece le ampiezze. Gli algoritmi di noising si possono dividere in due categorie, in diagonali e non diagonali. I diagonali elaborano ciascun coefficiente della STFT indipendentemente dagli altri, mentre invece i non diagonali operano congiuntamente su tutti i coefficienti, che normalmente vengono raggruppati in blocchi. Vedremo di seguito che gli algoritmi diagonali i non diagonali sono nettamente superiori rispetto ai diagonali, in quanto riducono la presenza di rumore musicale. È un altro fatto che molto spesso si verifica, si sente, successivamente i processi di denoising. Mostreremo particolare attenzione sull'algoritmo block thresholding, un algoritmo non diagonale che utilizza una soglia di blocco adattiva più costituita la STFT. La soglia permette di regolarizzare la stima del segnale, quindi di ridurre il rumore musicale. In particolare questo algoritmo per prima cosa calcola la STFT del segnale rumoroso, successivamente suddivide il piano tempo-frequenza in più blocchi ed applica un fattore di attenuazione del rumore che sarà costante in ciascun blocco. Infine ottiene una stima del segnale non rumoroso calcolando la STFT inversa. È possibile attuare un confronto in termini SN tra diverse tecniche di denoising, confrontando l'SNR del segnale rumoroso con l'SNR del segnale ottenuto successivamente nel processo di noising. Vediamo in particolare il confronto tra tre diverse tecniche, in particolare due non diagonali, quali block thresholding e LSA. Vedremo due diverse applicazioni, sia con rimozione parziale del rumore che con rimozione massima del rumore, ed infine l'algoritmo diagonale large thresholding. Attraverso questa formula che ho riportato possiamo calcolare i parametri dell'SNR e vedere attraverso sempre questa tabella come ad esempio l'utilizzo dell'algoritmo LSA con rimozione parziale del rumore e large thresholding portano ad un leggero miglioramento della qualità dell'audio, mentre invece vediamo che il block thresholding porta invece un notevole miglioramento, come possiamo vedere dal fatto che il valore dell'SNR raggiunge quasi 17 decibel. Infine è interessante anche notare come l'algoritmo LSA però con rimozione massima del rumore porta ad un SNR che è diminuito, quindi vuol dire che la qualità dell'audio è in realtà peggiorata. Inoltre, oltre all'SNR, esistono anche altri parametri di qualità. Possiamo ad esempio confrontare gli spettrogrammi ottenuti dal segnale, spettrogrammi del segnale pulito con quello del segnale ripulito. E questo però sarà un fattore di qualità che è appunto qualitativo, cioè le informazioni che noi ricaviamo sono più difficili da interpretare ma talvolta più interessanti. Ad esempio vogliamo fare il confronto tra gli spettrogrammi ottenuti dal processo dei noising block thresholding. Guardando lo spettrogramma del segnale ripulito possiamo vedere che da un punto di vista di rimozione del rumore questo ci dà delle ottime prestazioni, infatti non sono più presenti i coefficienti isolati, dei coefficienti rumorosi che invece sono presenti all'interno dell'algoritmo dello spettrogramma del segnale rumoroso, come vediamo in basso a sinistra. Inoltre questo dà anche ottime prestazioni per quanto riguarda le ampiezze dei coefficienti del segnale, infatti queste tendono al giallo così come quelle del segnale pulito.
Tali risultati è possibile vederli anche all'ascolto, sentirli anche all'ascolto. Ora vi farò ascoltare tre frammenti: del segnale pulito, del segnale affetto da rumore e del segnale ripulito. Mi sentite? Quest'ultimo era il segnale ripulito. Abbiamo visto quindi che dà ottime prestazioni. Dobbiamo però fare anche un confronto tra gli stessi, guardando i risultati ottenuti con altri algoritmi, appunto l'LSA, vedendo che in basso abbiamo lo spettrogramma del segnale ottenuto dall'algoritmo con la rimozione passiva del rumore. Questo effettivamente dà un miglioramento della qualità del segnale, però sono ancora presenti dei coefficienti rumorosi. Infatti vediamo che questo non si va bene perché è ancora percepibile il rumore. Mentre invece per quanto riguarda l'algoritmo con la rimozione massima del rumore, vediamo che effettivamente i coefficienti rumorosi sono tutti del tutto non presenti, però il segnale è stato compromesso. Infatti vediamo che non tende più al giallo come nel segnale pulito. Infine voglio fare anche un ulteriore confronto per vedere invece gli algoritmi diagonali e vediamo dai risultati ottenuti che lo spettrogramma del segnale ripulito presenta dei coefficienti isolati. Questi coefficienti isolati sono proprio la causa del rumore musicale ed è infatti quello che abbiamo detto essere il limite dei algoritmi diagonali. Quindi sulla base di queste osservazioni possiamo concludere dicendo che appunto l'algoritmo block thresholding dà effettivamente i migliori risultati. Grazie mille per l'attenzione. Grazie. Io, diciamo, prima di vedere se ci sono altre domande, una curiosità, nel senso che questo guardare gli spettrogrammi chiaramente ha un impatto visivo praticamente immediato, no? E qualitativamente appunto uno è portato a dire che lo spettrogramma più nitido, come dire, più pulito effettivamente corrisponde poi a un segnale migliore in cui il rumore è stato eliminato. Però appunto adesso diciamo la certezza che io oltre al rumore non stia eliminando componenti sicuramente poco significative però del segnale reale, come dire, del segnale cioè, dallo spettrogramma non è così evidente, più sull'algoritmo che io devo fare affidamento per essere sicuro di non stare eliminando, come dire, contenuto significativo del segnale di, tra virgolette, di partenza. Ripeto, adesso forse diciamo, non sono rigorosissimo nel modo di esprimere il concetto, però voglio dire, non è detto che io, avendo un segnale il cui spettrogramma è molto più nitido, non stia in qualche maniera modificando di fatto il segnale, oltre che, come dire, come se facessi un filtro su un'immagine in cui di fatto diciamo, non solo vado a eliminare il rumore sull'immagine, ma potrei addirittura modificarne in qualche maniera il contenuto informativo. Sì, sì, infatti vediamo, ad esempio, quando abbiamo visto gli spettrogrammi relativi all'algoritmo LSA, vediamo che infatti è evidente che in questo caso, tipo, quando facciamo la rimozione massima del rumore, il segnale viene degradato, cioè... Quindi cioè, sembra sì. Più nitido, ma probabilmente ho tirato via. Sì, infatti se possiamo anche ascoltarlo. Effettivamente si sente che il segnale diventa più digitale, cioè si è modificato. Purtroppo, diciamo, l'audio non probabilmente ci sono tutta un'altra serie di fonti di rumore. Quando l'audio non si riusciva ad apprezzare. Grazie. Ci sono altre domande? No, ok, se non ci sono altre domande, l'ultimo candidato della seduta odierna è il signor Vincenzo Coppola, i cui relatori sono il professor Ventro e Stefania Zinno, che adesso ci ha raggiunta, pertanto cedo la parola a Coppola che può presentarci il lavoro fatto. Perfetto, allora, condivido un attimo lo schermo. Perfetto, salve a tutti, io sono Vincenzo Coppola e il mio lavoro di tesi relativo alla tecnica di machine learning applicata alla motion detection in iOS. Questo lavoro origina da un progetto sviluppato all'Apple Developer Academy, il cui obiettivo era quello di approfondire le tecniche di machine learning nell'ambiente Apple iOS. Dunque, prima di iniziare, per introdurre le tecnologie, concetti di... Coppola, sì. È l'ultimo, non si preoccupi, diciamo, vada anche un po' più rilassato, tanto, se ci mettiamo pure un minuto in più, però... Diciamo che prima di iniziare, per introdurre i concetti di machine learning e intelligenza artificiale,
i quali sono definiti nel particolare come intelligenza artificiale, l'area dell'informatica che pone l'accento sulla creazione di macchine intelligenti che possono funzionare e reagire come gli esseri umani, mentre il machine learning, che può essere letteralmente tradotto in italiano come apprendimento automatico, è quel sottinsieme dell'intelligenza artificiale grazie al quale le macchine possono imparare autonomamente senza essere esplicitamente programmate, quindi possono pensare e compiere azioni basandosi solo alle esperienze pregresse. Ma cosa è esattamente un sistema di machine learning? Un sistema di machine learning può essere descritto come una serie di algoritmi basati su principi matematici che mirano a cercare dati, mirano a cercare dei pattern all'interno di un set di dati e quindi mirano a creare un modello che possa analizzare degli ingressi, appunto facendo delle previsioni su questi dati. E diciamo che in genere gli algoritmi, i sistemi di machine learning odierni sono essenzialmente dei pattern recognizer, infatti, che hanno la capacità di fare previsioni e generalizzare sui dati, avendo una precisione molto simile a quella che avrebbe un essere umano analizzando gli stessi dati autonomamente. Ma per quelle applicazioni abbiamo bisogno del machine learning. Diciamo che questi algoritmi sono stati implementati in una vasta gamma di applicazioni, quali la computer vision, lo speech and data recognition e il natural language processing. Ma se volessimo fare un esempio, immaginiamo di voler stampare tutte le foto di Rosa presenti all'interno della nostra galleria fotografica, e per fare ciò iniziamo a scrivere un programma. Notiamo subito però che seppur sembra semplice scrivere un programma del genere, è in realtà molto complicato scriverlo programmaticamente, ed è qui che entra in gioco il machine learning, che ci permette di descrivere questo problema non in maniera programmatica, ma in maniera empirica. Infatti, una volta definito un modello, preso in ingresso determinati oggetti da classificare, esso ci restituisce in uscita una label con l'oggetto classificato e una confidence per il grado di accuratezza della classificazione. Ma cos'è esattamente un modello di machine learning? Un modello di machine learning può essere visto come una rappresentazione matematica di un processo del mondo reale, e a loro volta gli algoritmi sono quel set di ipotesi, quel set di istruzioni da cui partono i modelli per poter entrare nella fase di training e di allenamento. Quindi andiamo a vedere adesso come funziona esattamente il machine learning. I task del machine learning possono essere suddivisi in tre macro categorie in base ai segnali che prendono ingresso i modelli e ai feedback che ricevono il sistema. Queste tre macro categorie sono il supervised learning, l'unsupervised learning e il reinforcement learning. Per quanto riguarda il supervised learning, si chiama così perché noi assegniamo delle etichette, delle label ai dati in ingresso al sistema e quindi esso avrà delle informazioni su degli esempi sugli ingressi che riceverà nel sistema e una possibile forma di output. Quindi la regola dell'obiettivo generale è quella di stare una regola che associ l'input all'output corretto. Per quanto riguarda invece l'unsupervised learning, vengono assegnati dei dati che sono non categorizzati e quindi il sistema che si dovrà autoregolare trovando una serie di pattern all'interno dei dati e imparando appunto dalle esperienze pregresse. Per quanto riguarda invece il reinforcement learning, il modello interagisce con un ambiente dinamico nel quale cerca di raggiungere un obiettivo. Infatti è presente un agente che ha il compito di assegnare un valore numerico di reward per, tra virgolette, premiare delle operazioni corrette e quindi lo scopo di incoraggiare comportamenti corretti della gente. Quindi parliamo adesso delle tecnologie Apple per il machine learning. Per quanto riguarda le tecnologie offerte da Apple, esse possono essere suddivise in due macro categorie, quali sono Task Level Framework e Model Level Framework. I Task Level Framework ci permettono di eseguire operazioni di alto livello senza avere a che fare esplicitamente con la creazione e il training del modello. Essi sono ad esempio Vision, Natural Language e Speech, mentre i Model Level Framework sono dei framework che ci permettono di effettuare operazioni di più basso livello, quali la creazione, l'allenamento e anche la scelta dell'algoritmo. Essi sono CreateML e CoreML. Nello specifico, CreateML permette di integrare machine learning all'interno delle app e oltre a fornire la possibilità di utilizzare modelli predefiniti, permette anche, attraverso l'utilizzo di alcuni tool di conversione, come CoreML Tools, permette la conversione di modelli sviluppati in piattaforme di terza parte, quali TensorFlow, Keras o Caffè. Per quanto riguarda invece CreateML, esso permette di creare e allenare modelli di machine learning e utilizzandoli all'interno delle loro applicazioni. Ora, per il nostro lavoro tesi, andremo ad analizzare la classificazione di alcune immagini, delle emozioni associate ad alcune immagini prese in ingresso dal nostro modello. E seguiremo due approcci. Il primo approccio sarà quello di convertire un modello esistente attraverso uno script in Python utilizzando i tool di CoreML. Noteremo però che il modello convertito non risulta molto stabile e non riusciamo ad avere molto controllo su di esso, per cui nel secondo approccio andremo a seguire la creazione da zero con CoreML. CoreML quindi, essendo un tool per creare il modello da zero, avrà bisogno di un input di un dataset.
In questo lavoro utilizza il Mandala Set costituito da 10.000 immagini in bianco e nero dalla risoluzione 299x299. Questo perché, ho bisogno di un dataset perché CreateML utilizza il metodo del transfer learning, che è una variazione del supervised learning, e quindi ha bisogno delle informazioni sugli oggetti che deve andare a classificare. Quindi, una volta nel nostro database presente anche un file CSV che, oltre alla classificazione, che contiene la classificazione delle immagini, che dovrà essere andata convertita nel formato compatibile con CoreML, con CreateML. Quindi, una volta fatto ciò, possiamo iniziare la fase di training. Nella fase di training, una volta scelto il template del modello per l'image classifier, dobbiamo scegliere il numero di iterazioni, e per migliorare l'upgrade del modello dobbiamo semplicemente incrementare il numero di iterazioni. Nel nostro lavoro abbiamo scelto rispettivamente tre modelli trainati per 100 iterazioni, 300 iterazioni e 15.000 iterazioni. Una volta finita la fase di training, CreateML ci restituirà due valori: un valore di training accuracy e un valore di validation accuracy. Il valore di training accuracy è un indice di quanto il modello sta imparando nuovi dati sul dataset, mentre la validation accuracy è un indice di quanta somiglianza riesce a trovare il modello nei nuovi dati che gli vengono assegnati rispetto a quelli che sono stati usati per il training. Quindi nella prima fase, dopo 10 minuti e 34 secondi, otteniamo una training accuracy dell'84% e una validation del 76%, mentre nella seconda fase, dopo 50 minuti e 11 secondi, otteniamo una training accuracy del 93% e una validation del 76%. La training accuracy è aumentata del 10%, mentre la validation accuracy non è aumentata di molto perché il set di valutazione per le immagini che abbiamo utilizzato non era sufficientemente ampio. Per invece la fase finale, 15.000 iterazioni, in questo caso CreateML ha utilizzato tutto il set a disposizione e ottenendo una training accuracy del 94% e una validation del 72%. In questo caso, anche se abbiamo compiuto lo sforzo ulteriore di utilizzare un set di validazione, abbiamo notato che la validation accuracy non è migliorata significativamente, quindi per riflettere il valore di training accuracy. Questa è un'indicazione che il modello è andato in overfitting, nel senso che ha iniziato a ricordare specifici pattern nelle immagini ed è troppo focalizzato sui dati di training, non riuscendo a generalizzare sui dati che non ha ancora visto. E questo è il modello per cui per il training del modello non va utilizzato lo stesso set di immagini che per lo stesso per la validazione. Ora che abbiamo ottenuto il nostro modello, sia esso attraverso la conversione da un modello di terza parte o, nel nostro caso, attraverso la creazione con CreateML, possiamo andare a scrivere una semplice applicazione a scopo dimostrativi in Swift 5.2, compatibile con iOS 13, utilizzando un view controller, un IP image, una image view e una label. Avremo bisogno in questo caso di due framework, Vision e CoreML. Vision perché ci permette di manipolare immagini video con algoritmi computer vision, mentre CoreML per interfacciarci con la classificazione delle immagini. Ora, la prima cosa da fare sarà istanziare la classe VNCoreML Model, che ci permetterà di rendere compatibile il modello con le VNCoreML request, perché essenzialmente il VNCoreML Model è un'astrazione di Vision che ci permette di incapsulare il modello CoreML all'interno di questo container. Fatto ciò, andremo a scrivere la classe Prediction Manager, nella quale istanzieremo una variabile di tipo ML Model che carica il nostro modello, una variabile di tipo VNCoreML Model che è il nostro container, che andrà ad incapsulare il modello. Fatto ciò, istanzieremo la classe VNCoreML request, che avrà il compito di inoltrare le richieste al modello. Per inoltrare queste richieste però dobbiamo fare un controllo sulle immagini. Questo controllo andrà fatto attraverso, attraverso l'oggetto sia image ereditato da Core Image, che è un framework di Apple per l'elaborazione delle immagini. Nello specifico, questo oggetto sia image riuscirà ad estrapolare determinate informazioni dalle immagini, quale gamma cromatica, risoluzione, e verranno passate a un handler, al VN image di questo handler, che non fa altro che intercettare le richieste del modello, controllare le specifiche estratte da sia image. Se risultano le specifiche del nostro modello, saranno eseguite. E quindi potete vedere adesso in esecuzione una dimostrazione dell'app che prende in ingresso dalla galleria determinate immagini e all'immagine sarà associata un valore di emozione. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Ci sono commenti da parte della commissione? Senta, vabbè, io questo in parte già lo sapevo, questo è un lavoro, oltretutto, anche detto, che lei ha fatto nell'ambito della Apple Academy. Diciamo, al solito, io sono interessato anche un po' ai tempi, nel senso, l'apprendimento degli strumenti, diciamo, è tempo per arrivare al risultato, diciamo, che ci ha presentato. Più o meno quanto l'ha impegnata, insomma,
Nel senso, non meno di due settimane. Avete pregresse di queste tematiche oppure no? Sia dal punto di vista. Aveva conoscenze pregresse sulla parte, che so, appunto, di intelligenza artificiale, sostanzialmente addestramento di reti neurali? Artificiale, un minimo sì, perché comunque avendo fatto un esame di intelligenza artificiale sui medici, diciamo che poi siamo andati più nello specifico con le tipologie di machine learning, che ovviamente erano nuove nel nostro caso, perché non ne avevo mai incontrate finora. Però, tutto sommato, due settimane sono bastate. Ok. Ci sono altre domande? Va bene, se non ci sono altre domande, al momento, visto che lei era l'ultimo candidato, con la commissione noi ci scolleghiamo da questo canale Team. Voi candidati, aspettateci, ci riuniamo su un altro canale per diciamo, concludere i nostri lavori, dopodiché ci ricollegheremo per la programmazione, ve lo dico già da ora, faremo prima la programmazione, dopodiché interromperemo la diretta su YouTube per una questione di privacy e procederemo invece con la verbalizzazione. Quindi incominciate a tenere a portata di mano anche un documento d'identità. Ok? Eravate tutti quanti noti alla commissione, chiaramente, quindi diciamo non ve l'ho chiesto, però formalmente ho bisogno di vedere un vostro documento d'identità. Ok? Quindi ci vediamo, penso, tra un 5-10 minuti. Comunque rimanete collegati. E invece a tutti i colleghi chiedo di scollegarsi da questo canale e ci rivediamo sull'altro che ho predisposto per la commissione. A tra poco.
di nuovo qui. Ci siete tutti i candidati, adesso potete accendere tutti quanti la telecamera, mentre prima avevo chiesto di non accenderla, adesso quante più telecamere vediamo, oltretutto vediamo il laboratorio di misure, perché la professoressa Riccardo è l'unica che è in sede, quindi ci fa vedere questa immagine un poco del nostro dipartimento. Allora, se ci siete tutti... Ok, allora, chiaramente adesso faremo tra poco la proclamazione ufficiale, ma vorrei spendere qualche parola. Questa è la seconda seduta che facciamo da remoto durante questo periodo Covid. Devo dire, la prima abbiamo dovuto un po' rodare questa modalità, anche non avevamo per esempio la diretta che consentiva a tutti i vostri cari di poter partecipare e essere in qualche maniera vicini a voi durante questo momento importante, sicuramente un primo passo nel percorso verso la vostra, il vostro futuro lavorativo. Già invece per questa seconda volta ci siamo attrezzati, grazie, devo ringraziare i colleghi del CSI che appunto ci stanno dando molto supporto per tutto questo tipo di iniziative, sia le sedute di laurea ma anche altre iniziative legate all'orientamento e così via. E dicevo, insomma, la commissione è stata molto contenta dei lavori che avete presentato, tutti quanti, lavori che come da tradizione per il nostro corso di laurea hanno spaziato su tematiche molto differenti tra di loro, no? Abbiamo visto un po' di tutto e questo è tipico, è un qualcosa che è legato alla multidisciplinarietà, che è uno dei caratteri, principali del corso di studio in ingegneria di automazione triennale, che ancor più vengono sostanzialmente accentuati durante il percorso di magistrale. Mi auguro sostanzialmente di potervi vedere in aula, in un'aula fisica, perché mi auguro che decidiate di proseguire gli studi, di proseguirli presso il nostro corso di laurea magistrale o comunque presso il nostro dipartimento, e quindi di poterci rivedere nel prossimo autunno di persone in un'aula, perché per quanto abbiamo fatto un sacco di sforzi sia voi ma sia anche un po' con noi per portare avanti la didattica in maniera da cercare di interrompere il meno possibile il flusso del vostro e del nostro lavoro, personalmente ritengo che la didattica de viso in persona sia qualcosa di diverso, no? Il percorso di formazione passa anche attraverso un rapporto fisico, no? Nel senso, in un'aula in cui ci si riesce a guardare negli occhi, in cui si riesce ad interagire. Quindi mi auguro veramente che al più presto, abbiamo sperimentato con successo queste tecnologie che ci permettono di fare una seduta di laurea da remoto, ma mi auguro che al più presto ritorneremo a fare delle sedute di laurea convenzionali, magari un po' vecchie, qualcuno pensa che siano vecchie, ma io ritengo che sia qualcosa di sicuramente, la formazione, la scuola, l'università si devono svolgere nelle aule, sostanzialmente con docenti e studenti a contatto tra di loro. Allora, rinnovo i complimenti a tutti. Mi auguro di rivedervi in aula alla magistrale. Per chi di voi invece decidesse di affrontare il mondo del lavoro, vorrei tranquillizzarvi che avete fatto un'ottima scelta che anche in questo periodo di pandemia ha visto comunque il mercato del lavoro abbastanza non si è fermato, no? Ve lo posso dire perché alcuni ex tesisti che si sono appunto laureati a marzo, ma altri che stanno iniziando la tesi la vogliono fare presso aziende, le aziende non si sono fermate del tutto sostanzialmente le opportunità di lavoro di fatto non mancheranno sicuramente nel futuro, ma non sono mancate neanche in questo periodo di pandemia. E grazie all'investimento che avete fatto in un corso di laurea, in un dipartimento in cui il placement non è mai stato un problema fino ad oggi. Quindi su questo vi vorrei comunque tranquillizzare. Ripeto, poi mi auguro di vedervi comunque alla magistrale. Detto questo, passerei alla proclamazione ufficiale. E oltretutto non vi dico neanche di unirvi in un unico applauso finale, perché non so appunto come è una proclamazione di tipo remota, quindi non sentiremo le vostre i vostri cari vicino. A proposito, un ringraziamento va anche alle vostre famiglie che vi hanno supportato, soprattutto anche in questo periodo in cui vi hanno tenuto a casa a fare i ricevimenti con i professori mentre magari gli impegnavate qualche stanza
diciamo, non consentivate magari a qualche fratello o sorella di seguire i corsi in maniera efficace perché la banda veniva giù, quindi ancor più in questo periodo i vostri cari, chi vi è stato vicino, insomma, ha partecipato, ha contribuito in parte al vostro successo. Detto tutto questo, in virtù dei poteri conferiti al magnifico rettore dell'Università di Napoli Federico II e a me delegati, proclamo dottore in ingegneria dell'automazione i signori Vincenzo Coppola, con voti 96 su 110, Eugenio Fumo, con voti 98 su 110, Sara Mercolino, con voti 101 su 110, Vittorio Cammarota, con voti 94 su 110, Miriam Pirozzi, con voti 102 su 110, Marcella Piacentino, con voti 100 su 110, Alessandra De Angelis, con voti 93 su 110, ed infine Martina Annicelli, con voti 102 su 110. Complimenti a tutti, bravissimi. Vi prego, diciamo, sostanzialmente ai candidati di non scollegarsi. Chiedo al collega del CSI di interrompere la diretta.